come siete un pochino. Oh, buonasera dalla vostra Lofoschi. Buonasera dal vostro pezzoschi. Dal vostro scroto. Pezzoschi. Siamo qua per fare video befana finalmente. Aspetta. Perché abbiamo un uovo da Pasqua? Perché secondo me è un po' in ritardo. Ma no, in Russia siamo anche in anticipo. E secondo me sei un po' in ritardo. Quindi qui abbiamo un bel... Buona Pasqua! Un bambino di 5 kg di... Dormi piccino, dormi ragazzi. Scroti. Allora ragazzi, se volete vedere la sorpresa del nostro uovo, sì, seguiteci su Instagram. Esatto. Allora, Stefania_cosa e Daniele Lucicero o pezzo di Dani. Esatto, noi mostrare sorpresa solo su Instagram. Esatto. Se non seguite su Instagram, cazzi Schiaposchi in da parte. Va bene. Allora, detto questo, cominciamo il video della befana. Basta uovo, sotto tuo bambino. Tu filare su per il culo. Oh, se tutto c'è, è fondete, io amo il fondete. Ce ne frega tantissimo. Cioè, osservate. Prego. Ecco, possiamo toglierci sto cappello, sì, che non so perché ce l'abbiamo, ma va bene, mettiamo qua. E allora cominciamo con il video della befana. Se qualcuno dopo questo video ci chiederà, ma il video della befana 2020, schiaffi da qui. Cioè, seriamente ragazzi, ora non per dire, ci avete è un vero, po' spopolato, siamo super in ritardo, per carità, ma ci sono state situazioni decisamente ben più importanti rispetto a finire tutta la roba della befana. E da quante volte ce l'avete chiesto? Ci avete scartavetrato la minchia in una maniera devastante. Non avrei saputo dire una maniera. Questo è proprio quello che devo dire. Allora, cominciamo subito con le istruzioni. Ma qui lo abbiamo lo stesso. Assolutamente quelli, a parte quelli che ci scassano le cose. Quindi non abbiamo nessuno. Via, partiamo, dai. Allora, voi non avete idea, perché qui non c'è roba un cazzo, questo, ma c'è roba vedete ovunque. Vedete questo, fa parte. Ecco. Esatto, sì. Ciao a tutti, ciao ragazzi, come va? Ed eccomi finalmente qua, con un ritardo veramente mostruoso, di questo chiedo scusa, chiede scudo però. Dovete sapere, miei cari, che ho avuto qualche problemino imbarazzante. Eh sì, perché quest'anno, volendo fare la figa, mi sono tradita con le mie stesse mani. Ora vi spiego, siccome ero un po' stufa di viaggiare a cavallo della scopa, la scopa è stata finita, quello della scopa per portare i doni a tutti con i miei soliti mutandoni di filanca spessi due dita, mi sono detta che volevo diventare una befana moderna e indossare delle mutande sexy. Così ho messo quelle che sembra di avere un filo interdentale tra le chiappe del culo. Bellissime, le ho prese leopardate. Buono. Ma ce l'ha con tutta la storia della sua vita? Oh, è interessante. No. Io sono assolutamente appassionata di questo argomento. Lui si sta infoiando, ve lo dico. Sì, bellissima, ma che male. Praticamente, a furia di salire e scendere su e giù a cavallo del bastone della scopa, quel cavolo di filo stretto dietro le mutandine mi ha irritato tutte le chiappe. Un bruciore, un rossore, mi sono venute le vesciche. Ma che schifo! Con l'acquetta dentro e la pelle tutta spalla. Ma abbiamo appena mangiato! E così, con le gambe allargate, sono tornata a casa. Mi sono messa sul letto tutta bella spaparanzata, cercando di fare sfiatare la parte, mettendo cubetti di ghiaccio tra le chiappe. Io sto immaginando la scena e ho dei conati che si portano via. Quando è rientrato mio marito Babbo Natale, vedendomi così si è tutto ingrifato, ma io prontamente gli ho fatto un gesto con la mano facendogli capire di allontanarsi. Anzi, gliel'ho proprio detto. Caro, porta via le balle che sono piena di bolle. Meno male che sei piena di Roberto bolle. Comunque, ora mi è tutto passato il rossore e sono pronta a consegnare i doni che tanto aspettavate. Allora, andiamo ad incominciare. Buon divertimento. Allora, qua abbiamo una scatola con scritto... Attenzione. Qua scritto cartelli personaggi Stefi, cartelli personaggi Daniele. Quindi io esatto, ne prendo uno. Eh no, aspetta, e se non è quella? E qui ci sarà una pausa. Pausa. Ecco, allora praticamente abbiamo chiesto alla Befana e ci ha detto, sì, di aprire questo sacco. Esatto, che in realtà non è un sacco, cioè è una struttura, una cosa esatto, del genere, ragazzi. Non sappiamo esattamente, okay, qui ora lo apriamo. Vai, scapocchia. Scapocchio. Ok. Cago davanti a un altro, cioè riprende il gioco di Bonolis. Allora, questo, ma ruota anche? No. No vabbè dai ragazzi. No scusate. Ma guardate, guardate la fighezza. Ma, cioè, no, facciamoci la copertina. Sì è vero. Aspetta vai giù che non si vede. Perché è che è molto verso di me, tra stranamente. Allora c'è un regolamento. Dani non sbirciare perché... No non sbirci. Okay. Allora ed ecco a voi. Scusate, cari ragazzi. Lo appoggiamo un secondo qua. Ok. Bene, non esistiamo più. Allora ed ecco a voi. Aspetta, ma c'è buia? No. Sì, a buia. Vabbè, ma poco.
Aspetta. Non siamo più spanati, dici? Sì. Ecco, okay. Allora, ed ecco a voi, cari ragazzi, un gioco favoloso che ho inventato io. Ma veramente che mi già vedrete, ne sono sicura che tra qualche tempo me lo copieranno tutti e lo faranno addirittura in TV. Non è che è andato così questo. Ah, perché talmente in ritardo. È semplicissimo, praticamente come vedete questo grande contenitore è pieno di pitigozzi, okay. I rotoli della carta igienica, tanto per cambiare. Voi non dovrete fare altro che a turno girare con la mano il vaso, estrarne uno per volta e leggere il foglietto in esso contenuto. Se sarete fortunati potrete trovare dolci, regali, giochi eccetera, ma non mancheranno certo le fregature, occhio. Se riuscirete a trovare dentro il pitigozzo il foglio su cui c'è scritto caga davanti a un altro e è il nome di una persona o personaggio, non dovrete fare altro che indossare il cartellino, appendervelo al collo con il nome della persona in bella vista. Ok. Quindi se becchiamo caga davanti a un altro dobbiamo prendere un foglio con scritto cartello personaggi, esatto. Stefi, cartello personaggi Dani. Sì, ma non solo. Dovrete anche trasformarvi in quella persona. C'è una scatola con oggetti, parrucche, occhiali, cappellini, eccetera, che possono servirvi ogni volta per interpretare un nuovo personaggio. Ah, quindi ce l'abbiamo, dobbiamo qui scegliere sotto. Noi a seconda. Esatto. Ok. Dov'è? Questo segno. Molto bene. A seconda del personaggio in cui trasformarvi. Siate fantasiosi, ne sarete certamente premiati o no? Chi lo sa? Fate a bim bum ba, ecco, per sapere che inizia il gioco. Importantissimo, il pitigozzo di colore fucsia è da guardare solo alla fine del gioco, cioè dopo che avete aperto tutti i pitigozzi. Ok, okay. Va bene. Vedete che ce n'è uno fucsia, questo da aprire per ultimo. Ora, lasciamolo qua, qui. Non lo inquadriamo, tanto l'avete visto, inutile sì. Che... facciamo bim bum bam per vedere chi pesca. Vai. Pari. Dispari. Bim bum bam. Cos'era? Non so, vai. Bim bum bam. 4. Pari, vai, cominci okay. Tu. Ok. Giro. Gira, ruota. Basta, girala. Basta. Girala. Ma sono attaccata col velcro. No, vabbè. Ma ragazzi, ma cioè, ma... io sono sempre più sconvolto. Sì. Allora, ciò. Prendo un pitigozzo, caga ecco. Davanti a un altro. Ma uffa! Allora, cartello personaggi. Giralo. Ah, vaginetta Spanati. Allora, io adesso sono vaginetta Spanati. Però ti devi vestire ma da vaginetta Spanati. Ma perché cioè, io... Non volevo dirlo, e per una volta ce l'ho fatta a trattenermi e tu però me la tiri fuori, cioè. Allora, vaginetta spana... Eccomi. È vero! Non c'è assolutamente bisogno di nulla! Cioè, proprio ve lo garantisco! Perfetto, brava! Tocca a me allora! Tutti gozzo! Caga davanti un altro! Yeah! Allora, foglio allora. Per Dani. Che personaggio deve interpretare? Ricordiamoci che questo è il mio e quello è il tuo. Giusto. Allora, caga davanti un altro. Claudiotto Mavalà. Claudiotto Mavalà. Claudiotto, allora, come si può vestire Claudiotto Mavalà? Vestiti come vuoi. Che cos'ha Claudiotto Mavalà? Secondo me Claudiotto Mavalà sì. Ha... il pantalone. Ma va là! Ma va là! Vedrai quanto si pentirà questo caso! Ma va là! Ora me lo tolgo, che me lo tengo? E no, devi tenertelo, fino a che non togli... Vogliamo avere. Allora, vai, giro pitigozzo, vai. Pitigozzo, pitigozzo. Secondo me caga davanti un altro. Sì. Caga davanti un altro. Ma basta! Ma sono tutti così. Allora, mi tolgo vaginetta sparata. Ah, allora quando io me la tolgo mi tolgo anche questo. Certo, certo. Okay. E... divento Daniel Alba Bouchan. Ma che Daniel Alba Bouchan? Allora, Daniel Alba Bouchan. Che cazzo di problemi? Allora, Daniel Alba Bouchan ha questi capelli. Lo so perché comunque siamo amici. Sì, sì, no, beh, non dubito. Così. Mm-hmm. E è una tipo un po'. Beh, un po'. Beh, sì, aspetta, non ho finito. Ah, ancora? Sì, perché effettivamente non era abbastanza. Eccola. Oh. Ha vinto come miglior guscio spanato. Anno 2018, 2019 no, perché l'ha vinto Dani. Comunque, eccomi qua. Molto bene. Allora giro io. Gira, ti cozzo. Gira, ti. Caga davanti un altro. Sì, vabbè, non c'è un cazzo di buono qua. Allora.
Ciao ragazzi, ma mi tolgo sta roba. Ok, togli questa roba. Questo. Sì, ma io cioè vorrei far capire a tutti quanti quanto cazzo di lavoro davvero la Befana ha dovuto fare per tutto ciò. Gaetanettore Seghini. È lui! Scusami. Ah, giusto. Direi che basti solo questo. Questo è il Gaetanettore Seghini? Eh sì. E in che modo si capisce che fai Seghini? Così. Direi che mi sembra valido. Vai, giro. Gira il piticozzo. Gira la... Bella. Apri pacco 18! Dai, no. 18! 18! Pacco 18 formi! Pacco 18 formi! Che cos'è? Ma è una merda speciale! Ma sembra una scarpa, guarda! Uno zoccolo! Ma che cos'è, Dani? È una merda! Che carina! Che si dice? Beh, me la tengo perché l'ultima volta servivano gli stronzi. È vero! Ecco. Niente, va bene, bene. Ah, giro io sono ancora Daniela Busciano in tutto ciò. Daniela Alba, scusate. Dai, caga davanti un altro. Yeah. Allora, tiri questo. Allora, Pierubaldo Prostata. Pierubaldo Prostata? Oddio. Com'è Pierubaldo Prostata? Come sarà Pierubaldo Prostata? Vediamo un po', aspetta un attimo. Scusatemi, fatemi un attimo capire. Oh, allora, a questo sta proprio di prostatone. Perché si deve dare un tono e a queste però messe tipo qui dietro per prostata. Cioè, che cazzo devo fare? Il culo. Il culo, sì, la prostata. È tipo un invito. Cioè, è una guarnizione da culo. Esatto, quindi vabbè, insomma, qui. Wow, bellissimo. Prego. Gira il piticozzo. Questo. Caga davanti un altro, quindi non sono più Daniela Alba Bushan. No. Vediamo chi sono. Ah, aia. Ok, lasciamoli lì che magari possono servire. Infatti. Abbiamo Renatolga Capezzol. Renatolga Capezzol. Allora, Renatolga Capezzol, è così. È così, è così, e ha questi, perché comunque vuole distogliere l'attenzione dal capezzolo. Certo. E quindi così. È così. Vabbè, direi che ci sta. Nel dubbio non abbiamo ottenuto niente. Assolutamente niente, vabbè. Bene. Io pesco. Sta cadendo tutto qui. Caga davanti a un altro! Allora, mi tolgo questo e via codesto. Ok. E quindi ne prendo un altro. Salvatino, ma che bello! Oh, sono io. Non c'è scritto ma che brutto. No, c'è scritto infatti ma che bello, sono allora io. Allora essere tu. Sì, invece, sono io, guardami. Cioè, ragazzi, è palese. Io chiedo scudo. Prego. Gira la ruota, gira la. Apri poco 15! Però non è giusto. Sì che è giusto. No, non è giusto. Io lo trovo extreme poco giusto. 15. Cosa c'è del buono, raghi, ve lo dico. Qua c'è del gran buono. Tanto chi ha preso più questi vince. Sicuro, guarda. Ma basta! Madonna, che bella! È una pera! Ma c'è anche il ricciolino! Mi viene proprio da fare! E io! Che buono! Ma culo! Va bene, allora giro io, questo il BTC, cosa cazzo si chiama? Qualcosa. Caga davanti a un altro, ma dai! Sì. Allora, non sono più bello. Questo si sapeva da quando sei nato, Stella. Ma sono che coglione! Posso anche non questa volta travestirmi di posso nuovo, dire che ha assolutamente ragione. Oh, vabbè, era questo. Caga davanti un altro, quindi non sono più, come cazzo mi chiamavo? Non lo so. Renatolga Capezzol.
e sono Bernarda non la do. Allora, Bernarda non la do. Non è proprio lei. Ah, la censura qua. Così, vedi che è sigillata, Dani. È vero, sì, cioè. Che è giocando la cintura di castità. Esatto, e Bernarda non la do. Eccola lì, è lei. E definitivamente non la puoi dare neanche volendo. Neanche volendo. Allora. Caga davanti a un altro. Sì. Palle. Vabbè, io non sono più che coglione. Oddio, su ma questo avrei da ridire. Ma sono Stefano Antonio Inchia. Inchia. Stefano Antonio Inchia. Allora, come fa a essere Stefano Antonio Inchia? Vediamo un po'. Mi piace come lo leggi, in serio. Wow. Stefano Antonio Inchia. Se la dovrebbe legare alla minchia, ma dato che vogliamo monetizzarlo il video. Esatto, sì. Ecco, fate conto un girocollo. Un girocollo. Bello, Stefano Antonio. Carino, vero? A stile. Allora, prima che si proceda oltre, noi vi diremo che questo video sarà ovviamente tagliato in più parti. Esatto. Ma noi ne faremo uno unico, non è che siamo ogni volta a salutare. Esatto. Quindi troverete i dettagli semplicemente. Caga davanti un altro. Allora, vediamo. Olga Smola ostituta. Olga Smola ostituta. Allora, Olga Smola ostituta, mi vedere un po' cosa com'è Olga Smola. Ma che cazzo sono questi personaggi? Li conoscete? No, questa è la corona della la più zoccola del sì, paese. Perfetto. È ostituta. È ostituta, a voglia. Ci fosse il portafoglio. Giusto. Allora, oh, un pacco! No! Apri pacco 22. Prego, cara. Allora, mi svesto di questa bellissima girocollo penico. Pacco 22. Oddio, ma questo è enorme. Oddio, enorme. Voglio un pacco enorme. La vedo malerrimo. Io non vorrei dire, ma penso ci sia una merda. Sì, proprio... c'è qualcosa di duro. Spacca, spacca, spacca. Ce la fai? Minchia, oddio. Quanta ce n'è? Ci sono... E come la fai aspetta, tu? Aspetta, aspetta. Cosa c'è scritto? Ah. Oggi mi sento fantasioso. Perché com'è? Non lo so, ma come la fai tu? A pecorelle. E questa? È il naso di Michael Jackson. Ecco perché non ce l'avrà più. L'hai mangiato e l'hai cagato tu. Vabbè, grazie. Il naso di Michael Jackson. Mi tengo la mia merda, me la tengo qui che potrebbe servire, certo. Prego a lei. Gira, piticozzo. Boom. Apri poco 19. 19. Ma c'è un'intera germina e un pezzo di merda. Mi sembra un bel coniglio. Eh sì, insomma, si è riuscita a fare la fila. È per me. Oh, pacco 13. Uffa. Allora, vediamo un po' dov'è il pacco 13. Ora vedrai il primo che prende. Ecco. Oddio. Oh sì, ma sono la palese. Che cazzo è? Una spada. Allora, biglietto invito per l'apertura di una nuova puzzeria al taglio. Sì, perché per entrarci ci vuole il coltello per tagliare la puzza. Bello. Ma è bellissimo. Ma è fighissimo. Questo lo teniamo per abbellire i personaggi. No, io non lo tengo per me. E se lo porto davvero a casa. Ma certo, ma lo so. Allora, vediamo. Coffi. Apri il pacco numero 2. Super troll. Super troll. Ma mi sa che sono tutti troll questi. Ma so, che secondo me. Ah, però già questo ti piace. Già ti piace. È un culo anale, cos'è? Ma che cos'è, Dani? Una mega supposta? Suppostina super lano da infilare piano piano. Ma secondo te entra, Dani? A te? A voglia. La mia suppostina. A voglia. Però devi filare piano piano. Piano piano, se vabbè, te. Un buco nero, figurati. Pacco 6. Uffa. Allora, pacco 6.
lì potrebbe esserci del buono. Sballonzola troppo la roba dentro. Potrebbe essere un pacco di cioccolatini. Eh no, i cioccolatini non sballonzolerebbero così tanto. Sballonzolonzilerrimo. Mi sa che... Ah! Eh no, vedi che è tutto scocciato. Sembrano dei baci. Baci caga Gina. Cioè Gina che li caga? Che ma belli! Che carini! Ma quindi l'ha cagata Gina? L'ha cagata Gina! Ringraziamo Gina, ciao! Non più Luisa ma Gina! Esatto, Luisa che fa le uova di Pasqua cagate, poi c'è... Grazie! Bell'arrivo. Belli! Allora, andiamo! Caga davanti un altro! Ma poca troia! Ma poca, di qua poca! Allora, togliamo questo... Ma io non avevo ancora sicuro sui capezzoli! Tanto non te ne rimane cacca! Allora, abbiamo... Carla allargata... Carla allargata tutta. Non lo so. Questo lo vedete? Non lo vedete più. Non lo vedete più. Carla allargata. Vai. Vado. Oh, pacco 12. Pacco 12. Tengo questo, grazie. E là. E la malora. Ma aspetta, è tutto unico. Ah sì, vedi, 12 e 12. Come mi sa di mega incurata. Ma te lo ricordi che questi cartelli ce li avevamo anche in un'altra. Oh, che carino però. Allora, dunque. Allora, c'è un cappellino magnifico. C'è un cappellino. Mettitelo. Col papillon. Ti aiuto a mettere il papillon? Oh, mio Dio, perde tutti i cosi. Il papillon, ma dai. Al contrario. Oh, allora. Aspetta. Oddio ragazzi, sono pieno di glitter. Guardate qui. Ma è casa allora, che si è uscito dal glitter. Gioco a due. Daniele fa cameriere. Steffi, signora snob a cui non piace niente. Lissino Prezzi da incastrare nella... Nella canala? Nella cassetta bibite. Ah, sotto sarà la cassetta bibite. Ok. Cappellino e papillon da indossare da Daniele. Io sono la signora Gab. Allora, apri allora. Questo. Allora, cameriere. Aspetta, devi leggere le bibite. Allora, listino prezzi. Bibite, caga in gola, anzi che caga Coca-Cola, caga in gola, euro 9,50. Aranciata fatta, giusto sì, euro 7,50. Birra leggera, euro 3,50. Chi 9, euro 8,50. Aranciata chi vo, euro 9,50. Panini, panino con Cag Burger, euro 16,50. Tè alla pesca, euro 6,50. Io vorrei un caga in gola, grazie. Un caga in gola? Sì, grazie. Molto bene. Cristino Prezzi. Che bello questo locale, madonna. Allora, un caga in gola, signora. Sì, grazie. Ma c'è davvero? Ragazzi? Ma c'è davvero? Caga in gola. E sotto c'è anche scritto Babbo Natale sei tu, ma... Allora, scusi, ho assaggio, eh. Sì, prego. Cameriere? Sì. Allora, il gusto della merda in gola non è arrivato, come mai? Ma perché probabilmente questa è un'annata e ha bisogno di un parato un po' più sofisticato. Ma quale no, lei evidentemente. No, aspetti, guardi, allora guardo un attimo il stino prezzi. Sì. Vorrei un panino con Cag Burger, è possibile? Prego, ecco lei. Ma che efficiente. Hai visto? Panino con Cag Burger, aspetti che lo guardo. Oh. Ma perché ci sono le foglioline? Oh, che bello. Assaggio? Certo, prego. Cameriere? Sì. Perché c'è un po' di pane nella mia merda? Beh, perché è comunque un hamburger, quindi ha bisogno di una minima consistenza di pane. Non mi piace, no. Non glielo pago, non mi piace. Vabbè, guardi, vuole di altro? Guardi, mi porti un Oki 9, perché il Oki 9 ho assaggiato e mi domanda un po'. Ecco il Oki 9. Ma è aperto? Sì, certo. Cosa bevo io? Perché altre 8 persone sono passate prima di questo. Non fa ridere, lo porto indietro, grazie. Lo vuoi allora? Non so cosa c'ha di buono. Non lo so, c'è il tè? Vuoi il tè? No, guardi, mi dà il tè. Allora, tè alla pesca con il perché c'è la marca censurata, scusi? Perché qui non facciamo pubblicità gratuita. Comunque la un get up. Insomma signora, lei non mi ha detto. Leggera? Ma
ma è finita, per forza che la leggera. Senta, sai che cosa le dico? Sì. Lei decide una pesantezza mortale. Esca da questo posto. E ma sono seduta, come faccio a uscire? Esce, si alza, alza quel bel pulito. Che sta... È bello, le assicuro, non è. Lei sa cos'è? Sì, è un cadugno e un debuzio. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Comunque la caringola era buona. Ho sì, solo vero? Ah sì, buttami il glitter. Pensavo di farmi un dispetto. Tocchi tocca, da a me? No. Sì, a te. Sì, ma roba buona. Apri pacco 16, grazie. 16. Il pacco 16 mi sembra davvero basso. Davvero basso? Mi sembra, eccolo qui. Secondo me sono tutti troll questi. Ma no, non è tipo da trollarci così. Eccolo lì. Oh. Ah, mi sono proprio liberata. Sti cazzi. Altre due merda. Due merdate e un tocchi. Chi trova la merda vinci senz'altro tu, cioè, sai quando togli il tappo di merda e poi c'è un bloccone? Sì, è vero, ecco. È vero. Storia di vita. Pacco 20. Qua c'è una fila di merda che non potete capire. Ora di nuovo per quel che mi riguarda. Sai che inizio a pensare che siano troll, siano tutti troll. Ma va? Normale, non mi ha sentito. Perché l'hai detto? Oh, questa però è abbastanza particolare. Sì, guardate, ma non è che sei più particolare, più bello. Ma tanto sì. Tutti gli anni decidiamo merda, ma dobbiamo farci due domande. È quello che stavo infatti dicendo prima verso il tema, vabbè. Prego. Giri pure la ruota. Ma le bocchetti. Cago davanti un altro. Cago davanti a un altro. Ok. Gianfrilippa Gluteani. Oh. Ah, Gluteani era quella del culo prima. Vedete? Guardate, ragazzi, con la forza delle chiappe, ma cioè, ma siamo se parliamo. Sono Gianfrilippa Gluteani. Sì, mamma mia, non mi guardi così perché... Allora, pacco 14. Io sono già Filippa Gluteani in tutto ciò. E non c'è il cazzo manco lì, ma tipo sicuro. Merda, no. merda. Sta proprio di... No. Quella! Scusate, poi ve la faccio vedere, ma... Oggi mi sento un po' stitico. Ho il tappo. Non c'è che dire, ce l'ha senz'altro. Dani, volete qua puoi toglierci e metti la capocchiella. È la madonna, cioè. Ognuno c'ha il suo gusto, eh. Va bene. Cago davanti all'altro! Augustava Dandola. Ma stai così. Stai pure così, che va benissimo. Cago davanti all'altro! Pier Pippo Pippa, sto così! Sto così! Cosa servono i cartelli? Se c'è la storia della nostra vita. La gente pensa che siamo seri. Beh, dovrebbe. Allora. Cavolo davanti un altro! Oh, è il mio ultimo, quindi che vada. Clitorida vaginale. Allora, che dovete immaginare sia sempre così. Ma dove? È così. Questo. Qua. Clitoride da immaginare. Molto bene. Molto bene. Oh, io invece apro il pacco numero 7. Apri il pacco numero 7. Prego. Mannaccia. Eccolo qua. Cerco di... Ma quindi rimango con clitoride da immaginare? Sì. Mi sa di sì. Ma se ne peschi un altro? Si vede che non... Niente. Quella! Dolcetto o stronzetto? Che carino però! Io apro e qualcosa mi dice che... Che c'è uno stronzetto! La scelta era 50-50! È vero, sì, assolutamente sì. Cioè. Dolcetto o stronzetto? A me fa più ridere come la legge tu! Dolcetto o stronzetto? Oddio, siamo sommersi dalle carte. Sì, effettivamente sì. Pacco numero 11. Oh, allora, pacco numero 11. 5, 3, 2, siamo a 28 minuti, voglio dire. 11. Che bello. Allora.
aspetta, metti un po' là. Allora, pacco prova coraggio. Il tuo avversario deve aprire questo pacco sulla tua testa, tirando la linguetta rossa sotto tutto di colpo. Che cosa c'è? Aspetta. Non è che c'è un tocco di merda che mi fa male? 3, 2, 1. Niente. No, che peccato, non ti ho infilzato. Ma questo è un dildo, eh? Non ti ho infilzato. Guarda, guardalo così in camera. Ma allora avrei dovuto aprirtelo dai piedi. Guardate lì, un culionale. Ma io lo so quando tu sei abituata. Ma... piano, piano. Ok. Caga davanti un altro. Spanaldo, quante palle! Spanaldo! Spanaldo, quante palle? Come si può vestire? Dai un'occhiata. No. Spanaldo, quante palle? È vestito così perché, uno, bisogna avere tante palle per andare in giro così. Due, perché andando in giro così non posso che essere Spanaldo. Spanaldo! Spanaldo, no. Giovanni e Giacomo. Sei orrendo. Apri pacco numero uno! Dov'è? Uno. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Oh. È caduto? Sì. Allora. Wow! Orologio a pupù. Ma no, vabbè. Che bello! Ma le lancette qua sono unghie. È meraviglioso. È bellissimo, non lo so proprio. Io me lo appendo questo, è bellissimo. È finalmente splendido. Qualcosa di bello. Allora, apro il pacco 21. Vabbè, oh, sono tutti troia, però che capito. Maronna. 21. Quindi non sei più Spanaldo? Non sono più Spanaldo, è vero. Però sei spanato. Cosa ti appoggi? E là? Ah no. Che cos'è? Cosa? Perché ci sono degli allargabocca e no. Una merda? Ops. Hai rotto le istruzioni? Ho rotto il foglio. Che cos'è? È qui, è qui. E l'hai attaccato! Aspetta, devi... Ecco, ok. Allora, gioco a due. Mettere divaricatori in bocca. Tenete un galuscino in mano e dite per 5 volte: la mia cacca è più dura della tua. Cioè, perché c'è nessun altro? Due, tutti ce lo dobbiamo fare. Un galuscino. Mio Dio. Aspetta. Minchia, la larga fine non posso quando fai gli orchini. E ora non ce la fai. E dai, non sai credibile. Dai, stringi e vai. Ah, okay. Sai che so? La mia cacca è più dura della tua. Lei è cacca più dura della tua. Lei è cacca più dura della tua. Lei è cacca più dura della tua. Prego. È un gusto strano, vero? Un po'. Perché? Apri il pacco numero 9. E là. Allora, la nota scrittrice Cinzia Agata Gluteani ha già pubblicato. Ah, ma aspetta. Cinzia Agata Gluteani, il terrore delle foglie che tremano al vento. Wow. Allora,
La nota scrittrice Cinzia Gatta Gutiani ha già pubblicato: la paura di avere i piedi puliti ad un incontro casuale, puzzette mai nate, mangi di merda o merda che mangi, dove attaccare le caccole, la fogna in bocca, caga sotto nel DNA, pisciate contro vento, stiti che diarrea, la barriera culallina. La barriera culallina! Ma quindi vediamo il libro di questa grandissima... È una super affermata questa scrittrice, eh? Penso che il libro sia una merda. Così, eh? Caga davanti un altro. L'ho finita anch'io. Vai, e tu sei? Allora, sono Nina Alfredo, te lo do. Com'è, te lo do? Ma sono io. Cioè, io lo do, nel senso, se qualcuno vuole. Se qualcuno vuole il buco del culo, ci portate. Quindi potrei essere io. Assolutamente sì. Quindi dai, sì, a posto. Così. Ok, vai. A proposito di 17. 17! 17. Che cosa c'è? C'è un casino che io non avevo idea. Sì. Basta, merda! Non c'è scritto niente. No. Quindi basta, ti sei presa della merda così, punto. Sì. Beh, ci sta. Story of my life. Esatto. Esattamente. Allora, pacco 5. Beh, ma non c'è niente di buono. No, mi sa di no. Te? Allora. Sti cazzi! Sti cazzi! Sti cazzi! Dark chocolate! Ma dentro ci sono! Boh, penso di sì. Bisognerà aprirla in qualche modo. Che buoni! Beh. Oddio! Ma sono bellissimi! È troppo ridere, mi viene. C'era un po' di vomitino però qui, eh. Sono bellissimi! Te li mangi dopo? No, grazie. Non sono sazio. No, sei Nina Alfredo, te lo do. Apro pacco numero 4. 4. Allora, tamponi infimi? Tamponi infimi, bella figa. Vediamo come sono i tamponi. La merda della fregna. C'è chi piace. Oh, per carità. C'è chi Gianni, piace. Doppio godimento per Gianni. Allora, io apro il pacco numero 8. È molto bene. È questo. Oh, è enorme. Qualcosa mi dice che è una confezione di pizza. Quanta pizza mangiate? Cioè, cagate tantissime e mangiate solo pizza. Specialità pane cagasau. Il pane cagasau. No, vabbè. No, ragazzi. Cioè. Ma è meraviglioso. Occhio. Ma che cosa? Ma lo stronzo. Ah, perché c'è anche la puntina. Certo. Dai, vabbè. Il pane cagasau. È un po' bruciacchiato sto pane cagasau. Quanta roba, oh. So serio. Però cioè, hai cagato e poi ti ci sei seduto e hai fatto. Eh sì. Ponteme. Prego, ultimo, che sarà, secondo me. Pacco numero 3, se vuoi fatto? Pacco numero 3. Oddio, ma quanto c'è da pulire? Sì, qui c'è davvero da. Oddio, mi sa con più gli sticazzi. Ho gli sticazzi, però io ho il cioccolato, vediamo, cioccolato bianco. Dai, come hai fatto? Io volevo solo io. Buoni! Oh! Bene, a questo punto possiamo aprire il pacco fucsia, che esatto. È quello che è qua centrale, vi ricordate? Esatto. Vince il gioco che ha trovato più cartelli cago davanti a una... Avevi ragione! Però siamo pari. L'abbiamo presi tu? Sì. Pari? No, forse no. Sì. E abbiamo finito tutti e due. E visto che non avete trovato neanche un cioccolatino, c'è un premio di consolazione per voi. Ok, bisogna aprire quelli. Ok. Aspetta. Facciamo un po' di spazio. E pausa! Pausa!
Ecco, abbiamo fatto un po' di pulizia perché stavamo sparendo. No, non c'è, cioè, davvero, non si capisce più nulla. Allora, okay. Quindi ora un po' di rebe. Ci sarà da leggere questo? No, no, aspetta, chiudiamo questo. Ok. Quindi. Allora, qua c'è scritto premio di consolazione per Dani. Ah, ok. E qua premio di consolazione per te. Oh mio Dio. Apriamo una testa. Vai, apri tu. Ah, ma sono così scuri. Oh mio Dio. Più di roba. Allora, ci sono patozze a forma di un fetto sghembo. Oddio, ma che belli. No, il tikka masala. Oddio. Buonissime. Ci sono Twix, caramelle, i Kinder Bueno. Una valanga di bounty, c'è di tutto. Wafer. Bellona. Grazie. Guarda che gentile. Sacchetti pieni di caramelle. Allora, i Bicino sono la morte, però va bene. Disco. Qua. Oddio. I Kinder Maxi. Beh, bello, mi piace. Io spero di avere un po' le stesse cose. Secondo me è pure troll. Perché? No, penso di no. Vabbè, Fana, a me mi vuole bene. Sì, ti vuole bene. No, sì, ho le stesse cose. Sempre. Vabbè, dai. Sempre queste. Kinder Bueno. I marshmallow. Perché io ce l'ho queste? Oddio, Sant'Arimo. I marshmallow. No, già. L'ha fatto apposta per i marshmallow, dai, ogni anno ci trova la no, vabbè, cioè, ragazzi, ho un'infinità abnorme di bonti. Di bonti? Di bonti. Io nel dubbio ne mangi uno. Di bonti? No, mi mangio un Kinder Bueno. Kinder Bueno? Sì. No, io no, un Kinder Maxi. Un Kinder, ti ricordi? Kinder Maxi! Oddio che muoio. Che meraviglia. Lo mangio così solo perché stiamo facendo il video, perché sennò il Kinder Bueno va scapocchiato. Chi non lo scapocchia è male. Vero? Mm. Oddio, stavo dicendo, me ne è caduto un pezzo, la merda. Già che il video dura poco. Allora, questa scatola è finita, il problema è che ce ne sono altre due. Dico bene? Dico bene. Ne prendo una. Premio per il vincitore. Ma siamo tutti e due vincitori. Li abbiamo presi pari. Però tu li hai finiti per prima. Ah sì. Quindi vincitrice sei tu. Pacco per il vincitore. Yeah. Allora, c'è la caguette. Ma è tipo la faiette. Cos'è? È una. Un cesso bordato. Ma ci ha cagato, però scusa, nemmeno volevo cagarci io. Ah, ma si può portare anche altra cosa. Altra cosa, guardate la bilancia. Toglietemi tutto. Ma non ho la caguette. E sotto. Bello! E sotto che cos'è? No, vabbè. Ma la collana con lo strolabe. No, questa me la metto per andarci in giro. Ma non hai capito. Ma che meraviglia. E questo. Ma questo cos'è? Te la metti addosso. Aspetta. Esatto. Vabbè, ma non serviva questo per darmi del cesso. Sì, no. Però guarda, è odorato. Sì, anche da. È vero, perché è sporco? Ah, non lo so. Mi fai la musica da vincitrice, grazie. Devo proprio? Sì. Non lo so, io ho fatto tipo quello di Star Wars, cioè. Certo, grazie. L'anno scorso hai vinto tu, sì. E quest'anno chi ha vinto? La Queen, la sola e unica Queen. La Queen of Shit, direi. Bene, io proseguirei con l'altra scatola. Sì, è quella del perdente, quindi direi. Esatto, mica, se questa è quella del vincitore, pensiamo l'altra. Premio secondo classificato. Siamo due secondo classificato perdente. Ok. Ho un po' di paura. Oh, però c'ho la corona. Oh, anch'io la collana. Ma allora che vincitrice sono? E anch'io la. E tu hai la borsa in più. È vero, io la borsa. E anche io questo. Che devi metterti a sto punto. Ma c'ho. Come faccio con la. Allora, togliti la corona. Ma no! Aspetta, te la metti dopo. Vai, metti, aggancia. Che non c'è.
Che cazzo è? Ok, e poi sopra ci metti... Ragazzi, ci si può ridurre così a più di 30 anni? Terribile. Bene, questo è tutto? Sì, direi che sia tutto perché non c'è altro. Non c'è altro. No, ok. E... Vabbè. Finalmente sto cazzo di video l'abbia fatto. Ho fatto, sì. Come vedete, pensate che è stato anche ristretto, esatto. Perché i tempi stavano diventando biblici. Troppo quindi lunghi. È stato ristretto, doveva essere ancora più elaborated. Ecco, immaginate. Con altri giochi particolari che se finiranno li faremo in altri video. Esatto, esattamente. Bene, questo è tutto. E ciao da presidente. E non lo si capisce.